Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina vegana. Oggi prepareremo dei ravioli ai funghi vegani. Per fare la pasta in casa ci servirà della semola di grano duro rimacinata, dell'acqua e del sale e un po' di olio. E poi il ripieno io ho usato quello che trovate nella ricetta dei gnocchi di castagne col sugo e i funghi. Mi era avanzato e ho pensato bene di fare dei ravioli. La cottura è una cottura a vapore che preserva il gusto del raviolo, soprattutto di quello che è il ripieno, e il condimento sarà fatto semplicemente con della margarina fusa, con della salvia, per esaltare il gusto del fungo e per non coprirlo. Mettiamoci al lavoro. Prepariamo la nostra sfoglia, non ne avremo bisogno di una quantità enorme, naturalmente. La pasta sfoglia, la pasta, diciamo la sfoglia di pasta vegana, si fa con la semola di grano duro rimacinata. In una setolina ne versiamo una piccola quantità, sui 2 etti circa, dipende da quante persone siamo, da quanti ne vogliamo fare, insomma, di questi tortelli. Aggiungiamo un po' di sale, un goccio di olio per rendere più morbido l'impasto e poi andiamo ad aggiungere l'acqua. La quantità di acqua è, diciamo, finché si riesce a impastare un po' la farina, la semola. Eventualmente, se fosse troppo morbido, noi comunque possiamo sopperire mettendo dell'altra semola mentre stiamo impastando sulla spianatoia. Allora, quando sentiamo che l'impasto è abbastanza morbido, ci trasferiamo sulla spianatoia. Vedete, c'è l'impasto, deve essere morbidino, un po' bagnato, poi comunque si mette un po' di sfoglia sopra alla spianatoia, si versa l'impasto e si comincia a lavorare impastandolo per circa un 10 minuti, un quarto d'ora. La regola con la sfoglia, diciamo, se quella che si faceva con le uova, è che l'impasto è pronto quando le mani sudano, cioè quando l'impasto suda praticamente. Più o meno, diciamo, che la regola anche per questo tipo di impasto. E non c'è bisogno di massacrarlo, nel senso che comunque basta impastarlo così, con dolcezza, e andare avanti finché diventa bello elastico. Ecco, diciamo che siamo quasi addirittura d'arrivo. Impastare questo movimento, questa cosa, mi fa sempre ripensare a mia nonna, che era così brava a tirare la pasta e la faceva sottilissima che sollevandola contro luce potevi vedere dall'altra parte. Era una delle cose che determinava la sposabilità di una donna o meno e saper tirare bene la pasta. E lei veniva da Brescia, a Brescia la tiravano rettangolare, quando venne a vivere a Verona, qui la tirano rotonda e quindi insomma all'inizio era, oltre che vista male perché era bresciana, anche perché tirava la sfoglia completamente diversa dalle donne del luogo. E le papparelle, le pappardelle, le lasagne. E insomma, lei era veramente bravissima a tirarla. E non so se lo sappiate, ma la dimensione del mattarello, cioè la lunghezza del mattarello, è proprio determinato dal numero di uova che si usano per fare l'impasto. Per cui diciamo che una da 5 uova, che è penso quello che ho io, è già una misura notevole. Però c'erano delle donne che riuscivano a tirare una sfoglia di larghezza ancora superiore e quindi erano proprio delle artiste, quindi avevano un mattarello che era lungo magari, non so, 120 centimetri, arrivavano a tirare 8 uova, che è veramente una sfoglia enorme. E i tavoli di allora avevano tutti la postazione proprio qui lateralmente, il buco dove tu infilavi il martello che rimaneva al suo posto. Era normale, insomma, avere questa capacità per le donne di allora, non c'era altra scelta, naturalmente.
E adesso può essere un momento così per rilassarsi, insomma, se uno ha un po' di tempo, sicuramente si può vivere anche senza. Però, insomma, vabbè, se uno ha voglia un attimo di provare ogni tanto, insomma, non è niente di. Non è che declassifichi la donna moderna, ecco, impastare. Comunque, adesso lo facciamo riposare, avvolto nella pellicola, per una mezz'oretta. Io, siccome sono appena tornata dal lavoro, ne approfitto per portare fuori i due Doberman, che sarebbero i due cani di taglia piccolissima, e lo lasciamo lì che intanto, insomma, il glutine si formi, si rallenti, si rilassi, così sarà più facile da tirare. Passata la mezz'ora, riprendiamo la nostra pasta, che come vedete è molto molto morbida, e useremo un mattarello di questa misura. Ma in realtà non faremo la sfoglia rotonda, diciamo che per semplicità, magari un giorno vi faccio vedere come si fa, quella più grande, ma diciamo giusto per non spaventarci, facciamo delle striscioline dalle quali poi ricaveremo i ravioli. Per farli userò una rotella di queste qua. Prendiamo dei piccoli pezzi di pasta, gli diamo già una forma, diciamo, rettangolare, e poi con il mattarello, semplicemente, ricordandoci di mettere sempre un po' di farina, di semolo di grano duro, la tiriamo. Potete usare anche la papera, come si chiama, quella da fare manualmente. Io ce l'ho, ma non so neanche usarla, perché se io tiro fuori tutti quei pezzi faccio prima a fare così, tanto non è che devo essere un campionato mondiale di bravura in merito, quindi diciamo come vi viene saranno sicuramente apprezzati. Poi il ripieno, io ho fatto ieri quelli gnocchi di castagne con il sugo di funghi, ricordate? Siccome mi era avanzato un po' di ripieno, per questo oggi faccio i ravioli, perché userò quel ripieno per farci, poi faremo dei ravioli abbastanza grandi, poi li cuoceremo a vapore per evitare che tutto il sapore vada disperso. Potete farlo più o meno sottile la sfoglia, cioè regolatevi le prime volte, magari vi verrà un po' meno bene e la volta successiva vi verrà meglio. Poi se è un po' grossetta a volte è anche apprezzabile, quindi insomma vedete voi. La pasta si può reimpastare, quindi i ritagli potete riutilizzarli. Ecco, direi che per rendervi l'idea uno spessore così può anche andare. Poi questo lo ripieghiamo, così vi faccio vedere senza che rimaniamo qui in video per 2-3 mila anni. Prendiamo due cucchiaini, prendiamo una parte di posizione qua, aspettate, ecco, una parte di ripieno. Facciamo un po' grandini questo tipo qua, direi che ci siamo. Aspettate che sposto un attimo, che sono stata un po' larga. Comunque, se possiamo anche tagliarla, allunghiamo un po', tanto è molto molto elastica. La sovrapponiamo, vedete? Schiacciamo un po', cercando non di fare disastri come ho fatto qui, perché l'ho tirata, è diventata molto sottile. La schiacciamo anche in mezzo, naturalmente, in modo anche da far uscire un po' l'aria. E poi con la rotella la tagliamo, possiamo tagliarla anche quadrati, dai. Vedete? Vengono fuori dei tortelli. Automaticamente la rotella li sigilla anche.
quindi potete anche andare direttamente con la rotella. Ecco qui, vedete. E avanti finché si termina l'impasto o finché siete stufe con l'altra, che se vi dovesse rimanere potete sempre fare delle lasagne se proprio, ma l'impasto è poco. I tortelli sono pronti per essere cotti. Adesso li mettiamo nella vaporiera e li facciamo cuocere a vapore. Li condirò con un po' di margarina fusa e della salvia e poi un po' di veg parmigiano. Ecco qui, allora li ho cotti al vapore per preservare il sapore del ripieno, ma potete farlo anche buttandoli in acqua salata. E poi li ho conditi con della margarina di soia fatta arrivare al punto di, insomma, di fumo, che non so neanche se esista per la margarina, nel senso quando fa la schiumetta, e lì insomma, ho buttato le foglie di salvia e ho fatto insaporire la margarina e poi insomma l'ho versata sopra i miei ravioli. Veramente buoni, devo dire, provate, anche se la pasta magari vi sembra che vi viene grossa eccetera, non ha importanza. Ecco, aperti sono così, vedete, ripieno di funghi, è molto molto invitante. Ho messo per terminare il mio solito veg formaggio parmigiano preferito, che è questo, che per me ci sta proprio bene. E insomma adesso, scusate, ma vado a mangiarveli. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, spero vi sia piaciuta la mia ricetta e vi invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook come Ti Cucino Vegano, ma soprattutto su YouTube dove trovate le mie video ricette sempre nuove, e cliccando iscriviti e anche il campanellino di modo di essere sempre aggiornati su tutti i miei nuovi video. Ciao, alla prossima!